Ciao a tutti, sono Mr. Reset e oggi voglio parlare dei manager, questi cattivoni. Uno degli argomenti che esce più spesso quando si parla delle organizzazioni, della carriera, è questa conflittualità tra le posizioni manageriali e non, e anche di vario livello. Vedevo un pochettino di commenti ai video precedenti e spesso si parla, no, del team, il manager, quello che cerca di prendersi il merito dei tuoi risultati, quello che non capisce cosa fai, insomma, classica conflittualità tra vari livelli o verticali o orizzontali all'interno dell'azienda. Il mio consiglio su questo è abbandonate al più presto questa visione di conflitto e di separazione. Ovvio, non sto parlando del mondo di Walt Disney, non è che non esistono problemi tra colleghi, che tutti quanti i manager sono bravi, che tutto quanto funziona perfettamente, però chiaramente dovete iniziare a fare un salto prima mentale e poi operativo per capire quali sono i punti di vista. C'è una vignetta molto bella dove sono rappresentati questi uccelli messi su più strati e in inglese dice: quelli che sono ai livelli superiori quando guardano giù vedono soltanto merda, quelli che stanno sotto quando guardano su vedono soltanto tecnicamente stronzi perché sarebbe assholes, no? Ora, quella è una vignetta che viene usata molto per rappresentare il rapporto tra i diversi livelli gerarchici nelle aziende. Estremamente divertente, probabilmente anche realistica in certi casi, però vi consiglio fortemente di uscire da quell'angolo, perché prima iniziate a pensare cosa c'è dietro a determinate scelte, determinate richieste, prima riuscite a proiettare nella vostra attività quelle che sono le conseguenze aziendali. Ripeto, non vuol dire che non ci siano situazioni complicate, situazioni dove le dinamiche personali creano più problemi del necessario, ma vuol dire semplicemente che voi dovete pensare ad altro, dovete pensare a what's next, cioè pensate veramente a quello che torna utile per la vostra carriera e sicuramente la conflittualità, il gossip, il rimanere incastrato nel io sono giusto, tu no, quello non capisce cosa facciamo qui, quello c'ha la testa tra le nuvole, quello lavora a 50.000 piedi e non capisce quello di cui abbiamo bisogno qui, tutti questi approcci dualistici, manichei o come volete chiamarli, non funzionano. Non funzionano perché non vi portano nessun valore, anzi, tendono a inasprire determinati rapporti. Uno dei punti fondamentali che io consiglio è provate a mettervi nei panni del manager o della persona in una situazione gerarchica diversa che sta facendo determinate richieste. Perché? Cioè, non è che la gente si sveglia la mattina, non ha niente da fare e inizia a chiedere dati, informazioni o risultati completamente dal nulla. Molto probabilmente questa persona ha a che fare con i livelli gerarchici superiori o con degli obiettivi di cui noi non sempre possiamo avere visibilità perché magari fanno parte di progetti confidenziali oppure semplicemente non hanno a che fare con la nostra area di responsabilità. E questi si traducono in qualcosa che per noi è scollegato dalla realtà, non è realistico, ma sicuramente fa parte di qualcosa, perché ragazzi, nelle aziende mediamente le cose succedono per un motivo. Poi, per carità, siamo nel mondo reale, quindi ci sta. Quindi, togliere l'ego dall'equazione è un suggerimento fondamentale. Leggetevi il libro, Ego is the Enemy. Terribile leggere ego, però il libro in inglese, quindi permettetemi questa pronuncia, e togliete l'ego dall'equazione e concentratevi su quello che è il problema, la cosa da risolvere a livello di business. Cercate di capire qual è la motivazione che sta dietro quella richiesta, cercate di mettervi letteralmente nei panni del vostro manager, cioè questa persona con chi si sta confrontando. Stakeholders mapping è una cosa molto importante che poi approfondiremo. E quindi mi raccomando, uscite dall'angolo della chiacchiera alla macchinetta del caffè e quello è così e quello è così e quello non capisce niente, perché veramente non porta da nessuna parte. Quindi provate a proiettarvi già in una posizione
diversa e a cercare di capire a livello aziendale quello che state facendo, quello che vi viene richiesto, che logica ha. Poi ragazzi, parliamoci chiaro e tondo. Il mondo non è perfetto, la vita non è fair, quindi ci sta che facciamo, ci mettiamo a battere i piedi o a piangere, corriamo da mamma perché quello è cattivo, il collega è così e colà. Sì, ci sta. Se non lo sapevate, questo si chiama mondo reale e tutte le dinamiche che avvengono nel mondo fuori avvengono anche in azienda perché al di là delle posizioni, al di là delle relazioni, stiamo avendo a che fare con persone. Quindi prima si lavora su questa parte, come ho già indicato nel libro, nel video sul lavorare con i colleghi difficili, oppure essere noi i colleghi difficili per loro. Prima vi date una mano per la carriera, non in senso di nuovo a rivista, ma in senso proprio di crescita, perché l'unica cosa che vi porterete dietro negli anni, tra le attività, tra le aziende e tra i ruoli che coprirete, è la vostra esperienza professionale. Quindi assicuratevi di lavorare su di quella. Fatemi sapere se ci sono delle cose più in dettaglio che volete approfondire. Grazie dell'attenzione e al prossimo video. Ciao!